Gentili amici appassionati, un cordiale saluto da Claudio Costanzo. Si chiudono gli approfondimenti a cura della Wii Sport SD di questo 2017 sul campionato di eccellenza siciliana con la sfida dell'Aldo Binanti di Scordia, dove il Città di Scordia ospitava per la 15ª giornata il Pistunina. Padroni di casa reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Biancavilla, a quota 28 punti in classifica, sono la quarta forza della graduatoria. Ospiti del Pistunina che hanno anch'essi portato a casa solo un punto nell'ultima uscita, quella casalinga contro il Calcio Avola, e a quota 14 punti si avvicinano pericolosamente alla zona playout dopo un ottimo inizio di stagione. Passando a elencarvi i 22 scelti dai due allenatori in campo, troviamo per il Città di Scordia Valenti, Campagna, Cassaro, Provenzano, D'Angelo, Tarantino, Elam Rawi, Talotta, Nassi, Zumbo, Carioto. Per il Pistunina invece Vitale tra i pali col 2 Keita, 3 D'Angelo, 4 Visconti al suo esordio, 5 Kiglen, 6 Napoli, 7 Di Maggio, 8 Ardiri, 9 Prezioso, 10 Grazioso, 11 Marziale. Grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sentitissima sfida. Il primo possesso sarà per il Città di Scordia in completo rosso con pantaloncini blu, che attacca la sinistra verso destra, maglia bianca con inserti rosso-neri per i leoni di Mister Raciti, che hanno questa prima occasione con questo calcio d'angolo sul quale svetta Kiglen, non riuscendo però a centrare lo specchio della porta. Era stato comunque fermato tutto per fallo del centrale difensivo classe 98. La risposta dello Scordia non tarda a farsi attendere e porta la firma di Davide Salvatore Cariota, ma è un Pistunina che oggi se la vuole giocare a viso aperto, e l'ha dimostrato Marziale con questo pressing alto rubando la sfera, calciando però alto, gettando alle ortiche una buona chance. Sarà costretto dopo 10 minuti ad abbandonare il campo Valenti in favore del giovane Jonathan Pandolfo, classe 97, quando è lo Scordia con questa ottima azione avanti indietro a liberare al tiro un proprio calciatore. Facile la presa di Vitale. Ora salgono i giri degli attacchi della formazione locale, che qui prova a liberare al tiro l'esperto Provenzano, rimpallato però da un difensore del Pistunina che ci prova dall'altro lato e si fa vedere con Marziale. La palla resta lì per il neoacquisto Grazioso, che salta un avversario, entra in area quasi sotto le gambe di Pandolfo, che in due tempi riesce a fare sua la sfera. C'è comunque il Pistunina e si fa sentire. Lo Scordia dall'altro lato ci prova con questa coordinazione aerea di Maurizio Nassi, classe 77, ma è il Pistunina a passare in vantaggio grazie a questo pallone rubato da Marziale, messo dentro per Garte di prima intenzione, collo esterno di cuore nero, e Pistunina in vantaggio a Scordia grazie a questa zampata del proprio attaccante, che al 36esimo regala il vantaggio ai rossoneri. La risposta dello Scordia è in questo tentativo ancora operato da Provenzano, sul quale si deve superare però l'esperto difensore Virgilio Vitale. Non potrà fare nulla sulla punizione seguente di Provenzano, che anche quest'oggi ci regala questa perla dai 22 metri, destro sulla barriera alla Miralem Pjanic. Vitale non ci potrebbe arrivare manco con la scala, e allora tutto da rifare per il Pistunino. E 1-1 all'Aldo Binanti di Scordia, terminerà così la prima frazione di gioco. All'iniziale vantaggio di Carte ha risposto la splendida punizione di Girolamo Provenzano. Quando siamo passati già a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa, ancora con lo Scordia che ci prova sul binario di destra, un ottimo però intervento in tackle di Napoli ad allontanare il pericolo. Sarà vano però l'intervento del difensore Mister Raciti, perché dal corner seguente palla dentro, a svettare più in alto di tutti c'è Angelo D'Angelo, che mette la sfera alle spalle di Vitale, lasciato colpevolmente solo sul primo palo dalla retroguardia rossonera. È un gioco da ragazzi per l'esperto difensore locale firmare il gol del vantaggio. Non demorde il Pistunina, ci prova dall'altro lato con questa ottima occasione, palla dentro di Ardiri per Kiglen, si supera però Jonathan Pandolfo, goffo ma efficace il suo intervento. Control C, Control V dall'altro lato, altra punizione di Ardiri, la palla resta lì per Garte, e ancora Jonathan Pandolfo a indossare il mantello da Superman. E lui l'eroe di giornata per lo Scordia, quando opera intanto un cambio Mister Raciti, che ha gettato nella mischia un altro neoacquisto, Miuccio, ex Sporting Taormina,
quando ancora Pandolfo riesce ad allontanare un pericolo. Lo Scordia si fa vivo dall'altro lato ancora con questi tentativi aerei di Maurizio Nassi. Troverà comunque di lì a poco il gol del 3-1 il Città di Scordia, grazie a questa invenzione di Girolamo Provenzano. Innesca Carioto, salta Vitale e deposita in rete. Ma è pregevole l'assist di esterno dell'ex ACR Messina, che libera il compagno di squadra a tu per tu col portiere del Pistunina. Rossoneri che però non demordono, che qui Marziale punta un avversario, viene atterrato da Tarantino, già ammonito, prende il secondo giallo e anticipatamente la via degli spogliatoi. Resta in 10 lo Scordia, prova ad approfittarne il Pistunina, che ha un'occasione sul calcio d'angolo battuto da Grazioso, trova Prezioso Gartey, doppietta personale per Gartey, tutto riaperto all'Aldo Binanti. Che cuore il Pistunina, che qui ha anche un'occasione nel finale ancora con Marziale, servito da Gartey. Quando sarà Ardiri il secondo cambio di mister Rashidi, che lascia spazio al rientrante Ancione. E ancora Grazioso a provarci dalla distanza verso la porta, difesa da Pandolfo. Si susseguono gli attacchi dei rossoneri anche con queste belle triangolazioni. Marziale, Grazioso che gli torna il triangolo. Ancora una volta gli straordinari per il numero 21 del Pistunina, che nel finale di gara resterà addirittura in 9, complice l'espulsione di Davide Cassaro per proteste. Porta a casa il secondo giallo, doppia inferiorità numerica per lo Scordia, che prova a difendersi coi denti nel finale e anche a fare dell'ostruzionismo contro il Pistunina. Qui abbiamo visto due palloni in campo, ancora un secondo pallone da gioco. Quando Marziale prova a mettere dentro questo pallone, arriva il triplice fischio del direttore di gara e game over all'Alto Binanti di Scordia. Città di Scordia 3, Pistunina 2. Amaro in bocca per i ragazzi del presidente Velardo, che hanno dato vita comunque a una bellissima sfida. Si chiude con l'ennesima beffa il 2017 dei ragazzi di mister Rashidi. E allora da Claudio Costanzo, augurandosi una lieta visione, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo anno. Auguri!